Diciamo così, l'argomento delle fondazioni di partecipazione, passiamo alle reti vere e proprie. La legislazione italiana ha una disciplina sui contratti di rete. Perché vi ho messo questa immagine della Gazzetta del Mezzogiorno di Bari? Perché qui si dice nasce una rete di nuove associazioni per aiutare nuovi e vecchi poveri. Quindi è un'iniziativa tra nuove associazioni che si mettono in rete. Questa non è la rete di cui vi parlerò. Il contratto di rete è stato introdotto in Italia per la prima volta dal legislatore nel 2008 e poi mano a mano è stato modificato, diciamo seguendo quelle che erano state le istanze degli operatori. Se per la fondazione di partecipazione, diciamo così, le norme hanno seguito la prassi, per quanto riguarda il contratto di rete, il legislatore ha voluto indirizzare una prassi. I contratti di rete sono notissimi nel mondo anglosassone, mentre nel mondo, diciamo così, dell'Europa, tra virgolette, continentale, cioè quella che si basa sulle codificazioni, diciamo noi, nell'area legale, perché nel mondo anglosassone ci si basa molto sulle decisioni dei giudici e sulla prassi, quindi quello che è la prassi viene in qualche modo regolato dalla giurisprudenza. Invece nel mondo continentale ci sono delle leggi che disciplinano, diciamo ex ante, e cercano di sostanzialmente raccogliere quelle che sono le esigenze del mondo civile e di metterle sotto forma di norme imperative e ordinatorie. Detto questo, in questo caso, nel contratto di rete, il legislatore che cosa ha visto? Che evidentemente c'erano, soprattutto nel mondo delle piccole e medie imprese, delle fatiche a raggiungere certi segmenti del mercato, certi mercati, di essere forti. Non riuscivano sempre a, diciamo così, sopravvivere o comunque ad avere il giro di affari che avrebbero meritato, perché non avevano le dimensioni giuste, oppure avevano una filiera troppo corta, oppure, diciamo così, le lavorazioni presso terzi prendevano troppi soldi, una serie di fattori. Quindi ha cercato di incoraggiare la creazione di reti e di network. Quindi la rete è un accordo, un contratto che consente alle imprese di mettere in comune delle attività e delle risorse allo scopo, dice la legge, di migliorare il funzionamento delle attività. Tutto questo è stato fatto per rafforzare la competitività nell'area imprenditoriale. Quindi, che cosa ha voluto fare il legislatore? Ha cercato di introdurre nel nostro ordinamento un sistema che consentisse di mantenere l'autonomia imprenditoriale, la mia società rimane mia, la mia impresa rimane mia, la mia organizzazione rimane mia, ma diciamo così, di permettere di superare i limiti dimensionali di quel soggetto. Sono piccolo, ma se mi metto in rete divento grande. Quindi la rete non diventa un nuovo modello di società, non è un'altra cosa, non è come la fondazione di partecipazione, che è una nuova scatola. No, è un modo di mettere in collegamento più scatole, diciamo così, più soggetti. Evidentemente la rete può portare dei benefici a tutti, gli enti aderenti, tutti i soggetti aderenti, ma non è detto che sia in ugual misura. Quindi è uno strumento che consente anche di differenziare l'apporto che ogni soggetto mette all'interno della rete. Se io metterò più energie in questo progetto, è giusto anche che mi ritorni indietro qualcosa che è proporzionale al mio impegno. Non possiamo essere sempre tutti uguali. Se mettiamo le nostre energie in maniera uguale, allora sì, ovviamente, altrimenti no, potrà essere in qualche modo proporzionato. Una condizione che è ineliminabile è, per la legge, è il fatto che i partecipanti devono essere iscritti al registro delle imprese. Per questo perché? Perché il legislatore ha detto: se io sono un soggetto che entra in affari con te e so che il tuo patrimonio è 100, devo anche però sapere che magari parte, una percentuale di quel tuo patrimonio l'hai impiegato nella rete. Perché allora io ti valuterò non come un soggetto che ha 100 che mi garantisce nei miei affari con te, ma 80 se hai investito 20 nella rete o 60 se hai investito 40. Lo devo sapere. Siccome il registro delle imprese è un meccanismo che consente ai soggetti di avere una percezione di quello che è il patrimonio, più o meno trasparente, ci sono tanti modi, purtroppo il bilancio non sempre
è una rappresentazione sicura, ma insomma diciamo che è posto a garanzia dei creditori. Evidentemente anche la rete, essendo un impegno patrimoniale, è un impegno di energie, deve essere pubblicizzato in maniera giusta e trasparente. Quindi, qual è la conseguenza? Che al contratto di rete non possono partecipare gli enti pubblici perché non sono iscrivibili nel registro delle imprese e nemmeno possono partecipare gli operatori esteri che non abbiano una sede in Italia, che non abbiano quindi una, diciamo così, un centro di interessi qualificato in Italia, perché non possono appunto accedere al registro delle imprese. Un ulteriore limite è che se io fabbrico scarpe, non posso aderire a una rete che fa finestre, perché evidentemente se nel mio oggetto sociale, cioè se io dico che faccio una società per fare scarpe, non posso mettermi a fare una rete che fa finestre. Ovviamente se io ho creato una società che ha un oggetto sociale molto ampio, tutte le mie possibilità che mi sono date dall'oggetto sociale le posso sfruttare per fare una rete. Questo cosa significa? Significa che abbiamo un problema. Cioè, abbiamo il problema del fatto che io sto parlando a una platea che è interessata agli enti no profit e vi sto parlando di imprese. C'è qualcosa che non torna, mi direte voi. Effettivamente il contratto di rete nasce nella legislazione italiana per le imprese, per chi si può iscrivere al registro delle imprese. Gli enti no profit non possono, sbagliato. Ci sono degli enti no profit che possono iscriversi al registro delle imprese. Ha un particolare elenco, una particolare sezione del registro delle imprese e che quindi sono potenzialmente interessati da questo tipo di legislazione. Nel 2006 il legislatore ha inserito un soggetto che ancora è poco frequentato dagli operatori italiani, è ancora visto con qualche sospetto. Effettivamente è uno strumento che va valutato nelle sue potenzialità. Torniamo a parlare di scatole. Non sempre tutte le scatole vanno bene per il contenuto. È ovvio che serve una valutazione molto aderente alla propria realtà, a cosa siamo, per capire se una determinata scatola va bene per me o no. Ma è importante sapere che esistono tutta una serie di scatole, se no la scelta come la faccio? Ovviamente. Le imprese sociali sono delle organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, che deve essere un'attività quindi diretta a realizzare finalità di interesse generale e lo devono fare evidentemente in maniera organizzata. Possono avere anche come oggetto, anche se non producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, sono però rivolte all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o disabili, purché secondo determinati requisiti, che ora sarebbe un po' lungo e forse noioso, però vi informo che esiste anche questa possibilità, nel caso vi interessasse dovete valutare bene se rientrate nei requisiti previsti dalla legge. Questa è una legge assolutamente importante, dirompente a mio avviso, perché? Perché le imprese sociali possono essere sia gli enti del primo libro, vi ricordate, vi ho detto, c'è un libro primo del codice civile che disciplina associazioni e fondazioni, che sono i soggetti che noi utilizziamo normalmente nelle attività no profit, e poi tutti quelli del quinto libro, che è il libro dell'impresa, degli imprenditori, delle società. Questo significa che un soggetto che vuole fare un'attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che vuol dire un oggetto molto ampio, beni e servizi di utilità sociale, il fine altruistico di cui parlavamo prima, possono assumere una di queste forme, associazione, riconosciuto o non, comitato, fondazione, oppure una società di persone, una SNC, per esempio, una società di capitale, una SRL, una SPA, anche se molto strutturata la SPA, ma insomma, normalmente una SRL è quella più semplice come società di capitali. Società cooperative e consorzi possono diventare imprese sociali.
Vuol dire che io posso anche decidere di fare una SRL per fare un'impresa sociale. Cerco una struttura di società per organizzare al meglio la mia attività. Oppure sono un'associazione, chiedo di essere impresa sociale perché scopro che la mia attività è un'attività che rientra in queste previsioni. E quindi posso accedere al registro delle imprese e capire se i benefici fiscali e tutti i requisiti di legge e tutte le agevolazioni di legge che vengono previste mi riguardano o no. E in questo caso strutturare in maniera diversa, cambiando proprio mentalità, cambiando direzione, capendo effettivamente cosa posso fare con questo tipo di strumento e decidere di fare l'impresa sociale. Anche in questo caso, ovviamente, siccome ci si iscrive al registro delle imprese, non possono essere imprese sociali gli imprenditori individuali, non possono essere impresa sociale le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni che in qualche modo limitano l'erogazione dei beni e dei servizi oggetto dell'attività ai soli soci. Vale a dire, io ti do il bollino di impresa sociale. Ma non è che fai i corsi di yoga solo per i tuoi associati, perché allora non sei un'impresa sociale, non hai un fine altruistico per tutti, Ce l'hai solo per i tuoi associati, ma allora io, legislatore, non ti do delle agevolazioni se tu evidentemente fai un tipo di attività che è, diciamo così, limitato soltanto ai tuoi. Deve essere di interesse generale, evidentemente. Allora, al gennaio 2012, questa è la risultanza delle imprese sociali iscritte nel registro delle imprese. Come vedete, i consorzi, che sono sostanzialmente una forma aggregata di società, sono minori perché sono già strutturati come consorzi, in più diventano imprese sociali è abbastanza difficile la cosa, o comunque non troppo sviluppata. C'è un grandissimo sviluppo di società di capitali e imprese sociali. Cosa vuol dire? Che ho aperto una SRL perché è una forma già strutturata, non c'è la legge che mi dice come devo fare il consiglio di amministrazione, quali sono i miei diritti di accesso e di recesso, come sono regolati i rapporti tra i soci. Quindi ho già una struttura e qui secondo me è già evidente il fatto che in questo momento chi fa attività economica in ambito sociale, quindi beni e servizi di utilità generale, vuole una struttura. Ed evidentemente quando gli è fornita su un piatto d'argento, cioè il legislatore ci ha già pensato, la prende, coglie l'occasione. Quindi sono società di capitali o cooperative, la maggior parte degli enti che sono diventati imprese sociali e poi le società di persone. Come vedete, come vi avevo detto, le società di capitali, la maggior parte, l'86%, sono SRL. Perché? Perché è la forma più semplice delle società di capitali. È ovvio che se devo attivare una società di capitali non mi metto a fare l'SPA, perché è veramente una scatola che il legislatore ha previsto nel ramo delle società, che però va bene per delle dimensioni ampie. Quindi in realtà se devo partire con uno schema semplice, non super sovrastrutturato, scelgo l'SRL. Per le cooperative, ovviamente, la società cooperativa, per le società di persone, la società è una comandita semplice e questo ha una spiegazione. Nelle società di persone, i soggetti che gestiscono la società hanno una responsabilità veramente enorme nelle attività che fanno. Le società di capitali hanno, diciamo così, lo schermo della società, cioè uno agisce in nome e per conto della società e quindi è responsabile del patrimonio della società. Nelle società di persone questo viene mediato e quindi i soci hanno delle responsabilità maggiori. Nella società è una comandita semplice, faccio una cosa molto sintetica e spero chiara, ci sono due tipi di soci. I soci che mettono solo il capitale e quindi non sono responsabili se non per quello che hanno già messo. Ti do 100, ma sono responsabile solo per quei 100. Se tu agisci male, possono venire a bussarmi in cassa solo per quei 100. Invece, chi opera, l'altro tipo di soci, quelli che operano, quelli che fanno fattivamente, non che mettono i soldi, ma che operano, sono responsabili su tutta la linea. Quindi, in questo caso, evidentemente, nelle imprese sociali c'è qualcuno che mette il capitale e l'altro che si assume tutto il rischio ed è, diciamo così, dà più garanzie, diciamo.
Poi, gli enti non lucrativi, è molto interessante perché le fondazioni sono pochissime che hanno scelto di essere impresa sociale, moltissime secondo me sono associazioni. E poi i consorzi, come avevo detto, sono veramente la minor parte, sono l'1, circa 50%, quindi diciamo che non ci interessa granché. Allora, che cosa dice l'impresa sociale? Ovviamente l'impresa sociale è un'impresa diversa dalle altre imprese, cioè non deve avere scopo di lucro. E ritorniamo al solito annoso problema. Quindi non, niente, bisogna andare in pari. No. Allora, esiste il lucro soggettivo, l'abbiamo già detto, esiste il lucro oggettivo. Il lucro soggettivo è quello che si mettono in tasca i partecipanti alla società o all'impresa o all'ente, all'organizzazione. Lucro oggettivo è il lucro invece che è l'organizzazione che riceve dalle sue attività e che ha l'obbligo di reinvestire e non dividere tra i partecipanti. Ovviamente in questo caso il legislatore di cosa sta parlando quando dice senza scopo di lucro? Del lucro soggettivo, non del lucro oggettivo, se no le imprese non campano. Le imprese sociali devono avere un lucro oggettivo, se no cosa reinvestono, se no con cosa fanno l'attività economica di produzione e di scambio di beni e servizi. È ovvio questo. Oltre a questo requisito, ce ne sono altri e sono importanti, sono quelli della democraticità della gestione. Quindi deve esserci una forma di coinvolgimento per tutti. Non è possibile avere un'impresa sociale dove c'è la solita piramide. Anche in questo caso, all'interno dell'impresa sociale, si rispecchia quello che il legislatore vuole perseguire nelle attività con fine altruistico. Vogliamo che ci sia coinvolgimento. Le scelte non devono essere imposte, ma devono essere partecipate. E in questo caso, come garantisco la partecipazione? Facendo entrare, quindi dando una possibilità di acquistare le quote della società o comunque di partecipare all'attività, i lavoratori, nonché i destinatari ultimi. Quindi se io che sono interessata alla vostra attività voglio partecipare, mi è consentito entrare. Quello che succede normalmente nella disciplina italiana per le società di capitali, quindi non per le imprese sociali, per le società di capitali, è che ovviamente se io che ho la maggioranza delle quote non voglio che tu le venda a un altro di cui non ho fiducia, le posso acquistare io. Questo non può essere nelle imprese sociali, ci deve essere democraticità. Ci deve essere, come in tutte le reti, l'abbiamo detto, qual è la virtù principale delle reti? L'accesso aperto. Quindi anche in questo caso ci deve essere un accesso aperto. Ci deve essere poi una tendenziale apertura al coinvolgimento, quindi ci deve essere un principio di non discriminazione. I miei servizi, i miei beni, la mia produzione, il mio scambio, la mia attività, in senso ultimo, deve essere a favore di tutti, se no non ha uno scopo generale, non è di utilità sociale, ovviamente. Se io discrimino all'entrata della società e se discrimino all'accesso ai miei prodotti e servizi, ovviamente, non lo posso fare, se no non sono un'impresa sociale. Se no, decido che mi chiamo Rolex e faccio dei tipi di prodotto solo per certi soggetti nel mercato. Targettizzo il mio mercato, ma siccome sono un'impresa sociale, non posso targettizzare, devo fare qualcosa che consenta a tutti, se lo vogliono, di poter fruire dei miei beni o servizi. Devo poi essere in grado di mettere a conoscenza i soggetti beneficiari dei miei risultati finali. Vale a dire, se sono un'impresa sociale, devo anche garantire a tutti di sapere come sta andando la mia attività. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ad oggi noi dobbiamo garantire trasparenza, cioè dobbiamo dare la possibilità a tutti di controllare qual è l'operato delle imprese sociali. Il che significa non solo fare, come vedete nel punto successivo, un bilancio sociale, cioè un bilancio che spieghi quello che è il bilancio tecnico, secondo una serie di indicatori e parametri, indichi qual è la strada che si sta percorrendo, come la si sta percorrendo, con che risorse, coinvolgendo chi, quanti sono i fruitori del mio servizio, chi è che fa parte della mia compagine sociale, perché tutto questo deve essere aperto.
e deve essere aperto in modo tale che io possa sorvegliare la tua attività. Perché siccome è anche a mio favore, io che faccio parte della collettività, scusate, voglio essere assolutamente in grado di capire dove stai andando, se mi piace cosa stai facendo. E questo non comporta che c'è una vigilanza altissima della collettività, perché effettivamente la collettività non è così ancora strutturata ed educata da capire tutto quello che c'è nel bilancio sociale, ma comporta che associazioni di categoria, soggetti professionali lo facciano. E soprattutto comporta che nel momento in cui si mette in linea, online, si mette pubblico, si dà trasparenza un'attività, il soggetto che fa quell'attività si è responsabilizzato. Se io devo rispondere a determinati criteri prima di fare qualcosa, ci penserò perché poi devo dare atto. Quindi è fondamentale questo. E questo comporta sempre di più il meccanismo virtuoso della rete, perché se io metto in essere tutta una serie di controlli, di elementi, di parametri, di liste della spesa che devo in qualche modo cancellare, perché devo fare tutto quello che mi è stato detto dal legislatore, io creo un circolo virtuoso in cui valuto i soggetti con cui mi lego perché devo dare poi conto e quindi li valuto a livello oggettivo e non soggettivo, non perché te mi stai simpatico, ma perché guardo cosa fai. Dove sei? Come hai lavorato fino a quel momento? Se sei un soggetto nuovo, se sei un soggetto che ha più di un anno di vita e quindi ha già fatto un bilancio, ha già dato atto di quello che potrebbe fare, se sei organizzato bene, se sei strutturato bene, se invece non hai risorse umane ma hai delle grandi idee, tutto questo va valutato. Il che non significa che va valutato male o bene, ma si valuta. Si valuta in funzione di quello che uno è. Quindi la rete sempre di più incoraggia la valutazione. E incoraggia la fluidità. In questo momento io, come impresa sociale, devo attuare tutte quelle attenzioni che un imprenditore ha, se è un bravo imprenditore. Quindi non è che mi svilisco diventando commerciale, no, continuo ad avere un fine generale, ma prendo le buone pratiche dell'impresa, valuto il contesto, decido se sono posizionato bene o male, decido come sono andate le mie attività, se hanno un futuro, se non hanno un futuro, se ho un pubblico, se i miei partner sono scelti bene o male, se chi è dentro la mia compagine sociale ha il giusto ruolo o no, se è in grado di comandare o meno, se chi ho scelto come amministratore è bravo o no. Tutte queste sono valutazioni che da una parte incoraggiate dalla trasparenza, dall'altra parte incoraggiate dalla scatola, perché evidentemente avere una società, avere un'associazione cambia, cambia e come, e poi avere una rete di riferimento più estesa, meno estesa, cambia allo stesso modo, che tipo di valutazioni devo fare. Tutto ciò responsabilizza, responsabilizza, crea un circolo virtuoso e soprattutto crea esperienza, perché se sei costretto a valutare, sei anche costretto a guardare come hanno valutato gli altri. E capire dove hanno fatto bene e dove hanno fatto male. Tutto questo responsabilizza in un altro modo ancora, e cioè quello di capire se effettivamente il proprio servizio è in qualche modo necessario o no. Il che non significa che va valutato tutto in termini di domanda e offerta, ma devo capire se quello che io faccio è un intervento spot e allora non apro una struttura. Ma vado a bussare a un altro e gli dico: siccome tu hai una struttura che è ben avviata, ben strutturata, te la senti di fare qualcosa con me, che sono da sola e non apro un altro soggetto perché costa, perché si pagano le tasse, perché devo trovare un legale rappresentante, perché devo essere responsabile di un. Ma io ho in mente solo un progetto. Non voglio fare un cammino lungo, voglio fare un progetto. Allora cerco qualcuno che mi consenta di farlo. Non mi impalco in mille architetture legali che poi andranno a morire perché io in testa ho solo quel progetto. Ad oggi noi veramente vediamo una serie di, una proliferazione di soggetti che in realtà poi alla fine hanno delle difficoltà, pur partendo con tutte le buone intenzioni, ma perché non hanno strutturato un'attività nel lungo andare, non hanno avuto in testa una finalità generale, ma hanno pensato di fare un progetto. Oppure hanno pensato di attivare un bando, di partecipare a un bando. Però vogliono solo gli enti no profit, facciamo un'associazione. No, ma scusate, ma chi l'ha detto?
siccome ho in mente un progetto, siccome forse c'è un bando a cui forse potrebbero dirmi di sì, io apro un'associazione? Cioè, è il percorso inverso, eh? Si apre un'associazione perché si vuole raggiungere una finalità, faccio i progetti perché si raggiungono una finalità e se trovo un bando che me li finanzia, bene. Non è che posso aprire un soggetto perché c'è un bando. E infatti sempre di più i bandi iniziano a chiedere di avere più di un anno di età. Ma perché? Perché e questo è ingiusto volendo, perché un'associazione può essere molto molto strutturata e con delle grandi qualità e non può accedere ai bandi perché non c'ha un anno di vita. Ma perché? Perché fino adesso si sono dati i soldi a dei soggetti che poi il secondo anno non esistevano più. E giustamente l'ente pubblico, piuttosto che la fondazione bancaria, piuttosto che la fondazione, piuttosto che lo sponsor, non vogliono assolutamente più dare dei soldi a dei soggetti che sono destinati a morire. Perché non ha senso. Se io nasco come fondazione per dare dei soldi, per aiutare delle attività, è ovvio che non posso stare appesa o dare dei soldi a dei soggetti che non mi danno risposte in lungo periodo, ma mi danno quel progetto e basta. E allora quello che succede è un po' quello che ci meritiamo. Fino ad adesso, in qualche modo, abbiamo dato la possibilità di dirci: non ve le do se non avete un anno di età, perché guardate intorno, guarda quanta gente poi non è campata un anno. Io non sono d'accordo col fatto che si ponga un limite temporale, però non posso nemmeno dire che non sia giustificato oggettivamente dalle cattive pratiche. Allora io dico, è ovvio che ci vuole un compromesso, bisogna venirsi incontro in due, però iniziamo ad avere buone pratiche. Perché poi mano a mano, vedendo che ci sono buone pratiche, qualcun altro farà lo stesso procedimento di avvicinamento a quelli che sono i nostri fini. Ok, allora, altra opportunità molto interessante. Allora, vi ho detto che le imprese sociali possono avere qualsiasi forma. Le società di capitali costano, perché bisogna avere un capitale sociale per l'appunto. Ma in realtà, nel 2012 e nel 2013, perché è stata modificata la legge, è stata data la possibilità di aprire delle SRL semplificate, il che non è foriero di speranze per tutti, diciamocelo, è un'altra scatola, quindi ribadisco il concetto, va valutato se una scatola è giusta per un contenuto o no. Comunque è una possibilità ed è bene sapere che esiste. Se io posso essere impresa sociale con ogni tipo di società di capitali, allora posso attivare anche l'SRL semplificata. Cioè, la legge dice, per essere una SRL devi avere almeno un capitale sociale di 10.000 euro. Il legislatore nel 2012 ha detto, vedo che ci sono un sacco di imprenditori che vorrebbero attivare la SRL, ma non sono in grado di capitalizzarla, cioè non sono in grado di metterci i 10.000 euro necessari. Oppure, vedo che ci sono delle SRL che dicono di avere come capitale sociale 10.000 euro, poi ci vai a guardare dentro, 10.000 euro non ci sono mai. O perché valutano troppo un bene che viene conferito invece del denaro. O perché ci sono, insomma, strani giri in cui si anticipa in parte la capitalizzazione e poi si rimanda il resto. Insomma. In questo caso il legislatore che cosa ha detto? Ha detto cerco di dare un'opportunità a dei soggetti abbassando il limite del capitale sociale e quindi dico che alcuni possono fare la società a responsabilità limitata dando da 1 euro a 10.000 euro, decidano loro. Questo veniva nel 2012 giustificato dall'idea di far partecipare a queste SRL semplificate soggetti giovani, con grandi energie ma poche risorse, e quindi sostanzialmente consentendo la partecipazione alle SRL semplificate a soggetti con meno di 35 anni. Nel 2013, cioè poco fa, nel senso è di poco tempo fa la modifica, hanno deciso di togliere il limite degli anni 35 anni. Quindi, un po' perché appunto c'erano un sacco di soggetti che perdevano il lavoro al di sopra dei 35 anni, ma che avevano delle esperienze, magari potevano metterle in campo per una nuova imprenditorialità, nelle speranze del legislatore, è stato tolto il limite dei 35 anni e si è data la possibilità di aprire un SRL semplificata un po' a tutti.
soggetti, individui, soggetti individuali. Qual è il meccanismo di controllo che ha deciso di scegliere il legislatore? Il legislatore ha detto: io do questa possibilità, però devo in qualche modo controllare la possibilità di aprire SRL semplificate, perché sennò diventano tutte SRL semplificate con un euro e poi non ne usciamo, cioè i creditori non sono tutelati. Allora, a parte il fatto che i creditori hanno sempre lo strumento del registro delle imprese, quindi se io dichiaro che il mio capitale sociale è un euro, nella Camera di Commercio c'è scritto capitale sociale è un euro e a quel punto sono tutti fatti miei, nel senso che io, che sono un creditore, che sono un imprenditore, che sono un altro soggetto terzo, nel momento in cui vado a parlare con la SRL semplificata, so che ha un capitale di un euro piuttosto che di 100 euro, piuttosto che di 100.000 euro. A quel punto le mie attenzioni dovranno essere variate a seconda di quello che è il patrimonio che in qualche modo mi fa da garanzia. E questa è una, diciamo così, una regola di comportamento che funziona in tutti i casi, nelle SRL normali, nelle SRL semplificate, sempre. Bisognerebbe sempre capire con chi si ha a che fare per capire che garanzie dà, ovviamente. Quindi il legislatore ha deciso però di mettere in campo altri due, diciamo così, due vincoli, e sono il fatto che, appunto, mettendo un capitale sociale più basso, i conferimenti dovessero avvenire solo in denaro, perché altrimenti prendo la bottiglia d'acqua, dico che vale 2 euro e la metto nel capitale sociale della società. È ovvio che è un esempio esagerato, però vi dà l'idea e la dimensione di quale può essere l'escamotage se conferisco dei beni invece che il denaro. Invece con il denaro so che quello è il denaro e non ci sono problemi. Dall'altra parte è che lo statuto, cioè le regole della società, sono predeterminate, vale a dire che il ministero ha messo in campo uno statuto predisposto, uno statuto standard preconfezionato, cui i notai si devono adeguare nel momento in cui costituiscono una società. Se io vado da un notaio e dico: voglio fare una SRL semplificata, però voglio che i soci. Il notaio mi dice: la prima cosa che mi dice è: aspetta, ti faccio vedere il modello del ministero, perché queste sono le norme alle quali non possiamo in nessun modo derogare. E questa è un altro, diciamo così, un'altra garanzia che il legislatore ha posto in essere per in qualche modo tutelare il mercato e i soggetti terzi. Quindi questo è una modalità che a mio avviso può essere utile nel momento in cui un soggetto voglia diventare un'impresa sociale e voglia però utilizzare una struttura di una SRL, quindi avere una forma strutturata di società, perché la SRL semplificata dà una possibilità anche ai soggetti che non si possono permettere una capitalizzazione così importante come quella di 10.000 euro. Poi io come avvocato dico sempre che è evidente che una società, non siamo in Inghilterra dove con un pound si fa una società e le società hanno, diciamo così, una vigilanza da parte del mercato su ciò che fanno. Qui ancora siamo molto legati a cosa c'è scritto nello statuto e nel registro delle imprese in Camera di Commercio. Quindi se si deve capitalizzare, un minimo va capitalizzata sotto i 10.000 euro, però un minimo a garanzia per dare anche una forma di serietà all'impegno che tutti prendono, ovviamente. Detto questo, però, è un nuovo modello, come ho detto, non è detto che vada bene per tutti, però è una possibilità, è un'opportunità che non va scartata. Abbiamo fatto diciamo così, un discorso a matrioska. Abbiamo parlato delle reti di impresa, del fatto che non solo gli enti commerciali possono fare rete di imprese, contratti di rete, ma anche le imprese sociali, e che le imprese sociali, tra cui le cooperative, le associazioni, le fondazioni, possono anche avere la forma delle società di capitali, come per esempio l'SRL semplificata. Vi faccio vedere un esempio di rete di impresa di imprese sociali. Si chiama IRIS ed
ed è una rete di imprese che nasce in Piemonte ed ha ad oggetto sostanzialmente non solo la locazione di lavoratori disagiati o disabili, ma anche appunto lo sviluppo del territorio e del turismo, diciamo così, locale, e quindi hanno deciso di fare una rete di imprese sociali che coniugasse l'allocazione dei lavoratori svantaggiati con evidentemente delle finalità, appunto, generali di protezione del patrimonio, di sviluppo del turismo, eccetera, eccetera. Questo è il primo esempio che me, cioè, proprio cercando su Google è venuto fuori questo, e devo dire che è un buon esempio e effettivamente prova e dimostra che una rete, un contratto di rete tra imprese sociali è possibile, si può fare. Dunque, un'altra cosa, mi accorgo ora che ho scritto 2912, il decreto legge è del 2012, però sono andata un po' troppo in là con gli anni. Un'altra cosa che può essere interessante per il settore del terzo settore è il fatto che si possano effettivamente iniziare delle start-up innovative. Oggigiorno io trovo che ci sia una grandissima confusione, o comunque un mix di attività che potrebbero essere svolte da start-up innovative, quindi da società, che sono declinate nel terzo settore e in qualche modo hanno dei problemi. È la solita scelta delle scatole. In Italia nel 2012 si è fatta una legge che in qualche modo agevola la costituzione o comunque la continuazione di imprese che sono start-up innovative e sono società di capitali. Anche in questo caso la società di capitali si può fare anche con una SRL semplificata, questo lo ribadisco. In questo caso io trovo che ci siano delle situazioni in cui soggetti che hanno veramente delle grandi opportunità e che sono, diciamo così, declinati sulle nuove tecnologie, non trovando la giusta allocazione legale, siano tentati di fare magari associazioni o enti no profit perché hanno più agevolazioni fiscali. Invece che società, sempre per lo stesso problema diciamo così, dell'investimento di capitale da fare, le energie di attivazione e tutte le responsabilità delle società. Anche in questo caso c'è un problema. Non sempre la scatola associazione o organizzazione no profit va bene per tutto. Purtroppo ci sono delle situazioni in cui, anche se uno non vuole, cioè anche se uno vorrebbe essere associazione o ente no profit, non lo può essere. Perché ha un meccanismo e una, sostanzialmente una declinazione di impresa commerciale. Allora, effettivamente è bene capirsi ed è bene dire che non è che sempre fare il no profit è virtuoso. È virtuoso anche fare una società se si ha opportunità di fare una società commerciale. Cioè, non è che, diciamo così, svolgere delle attività sotto il profilo di lucro anche soggettivo, cioè di camparci sostanzialmente, sia sbagliato. Cioè, a volte è virtuoso. Fare delle start-up innovative come enti commerciali va bene se uno fa qualcosa che ha quella declinazione lì. Ed è giusto anche che si sappia che esistono delle agevolazioni, evidentemente. Quindi vi ho indicato quelle che sono sostanzialmente i principali elementi. Quindi le start-up devono essere società di capitali, ma possono anche essere cooperative, quindi c'è anche questa possibilità. Non devono essere quotate, quindi non devono avere azioni quotate, ma questo insomma si verifica veramente in dimensioni molto ampie. Devono avere non più di 48 mesi di vita, quindi si agevolano quelle imprese nuove, sostanzialmente che non hanno avuto ancora tempo di farsi, che hanno sede principale in Italia, ovviamente. Il legislatore italiano vuole incoraggiare delle imprese che rimangano qui, non che sviluppino un prodotto e poi se ne vadano. Che abbiano una produzione annua non superiore a 5 milioni di euro, quindi ci stiamo un po' tutti,
che non distribuisce o non ha distribuito utili, quindi vuole che in questo momento ci sia una società che è tutta concentrata sul business e sul fare impresa, cioè reinveste annualmente quello che guadagna nella propria attività, perché altrimenti se c'hai già il profitto giusto per rimettertelo in tasca non hai necessità delle agevolazioni fiscali e questo mi sembra anche logico, sinceramente. Ha come oggetto sociale esclusivo prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Ribadisco, non è che sempre, siccome ci sono delle cose che hanno attinenza con la cultura e con l'arte, si debba andare per forza sul no profit. Questa è una possibile declinazione che non fa torto a nessuno, anzi, ma che consente di sviluppare delle idee e di farci impresa. Inoltre è richiesto che siano posseduti dei requisiti che sono o di avere spese ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% di quello che è il valore maggiore tra il costo o la produzione e la startup, quindi ci deve essere veramente un investimento fortissimo in ricerca, perché altrimenti non si giustifica il valore di innovazione tecnologica che diamo a queste startup. E poi l'impiego come dipendente, oppure l'impiego come dipendente o collaboratori di dottorati, di dottorandi, di soggetti che possiedono o stanno partecipando a dottorati di ricerca o che comunque abbiano una laurea o che abbiano esercitato attività di ricerca scientifica, c'è tutta una serie di cose che evidentemente premiano che cosa? Il fatto che non investi in ricerca ma che tu già hai un soggetto che ha fatto ricerca, evidentemente. Oppure quei soggetti che hanno, che sono in possesso di una privativa industriale, quindi un marchio, un brevetto, sostanzialmente un brevetto di innovazione sociale, evidentemente. Quali sono le agevolazioni che si danno? E qui chiudo perché, insomma, voglio dire, l'argomento è abbastanza pesante, mi rendo conto che sia anche abbastanza difficile seguirlo continuativamente per così tanto tempo. Le start-up hanno delle agevolazioni per l'iscrizione al registro delle imprese, quindi non pagano l'imposta di bollo e tutte le imposte di iscrizione al registro delle imprese e hanno una disciplina particolare in tema di rapporti di lavoro. Hanno poi una grandissima innovazione in tema di crowdfunding. Vale a dire, siamo il primo paese, suona strano ma lo siamo, che disciplina il crowdfunding, cioè la raccolta di capitale diffuso a favore delle start-up innovative. Abbiamo una legislazione ad hoc sul crowdfunding per trovare finanziamenti per le start-up, cioè le start-up che ovviamente hanno tutte delle regole da seguire perché sono società commerciali, quindi ci potrebbe essere una turbativa del mercato, no? A consentire questo tipo di contributo dalla massa, il crowdfunding, ma hanno una regolamentazione perché se la loro idea è vincente, il legislatore ritiene maturi i tempi per cercare fondi in maniera diffusa. Questo purtroppo non ha consentito al legislatore di fare una disciplina in materia di crowdfunding in generale. Cioè, abbiamo una disciplina solo in materia di start-up innovative e questo forse è un po' una mancanza, però effettivamente è un settore talmente specifico, le società di capitali che investono in innovazione tecnologica, che il legislatore ha fatto un intervento mirato, io spero con tutto il cuore che poi si metta anche a guardare un po' la generalità del crowdfunding, quindi magari possa anche inquadrare anche solo fiscalmente che cos'è il crowdfunding per tutto il resto. Ma in ogni caso ha fatto questa regolamentazione ed è uno dei primi paesi, se non il primo, che ha sviluppato questa serie di regole per finanziare, diciamo così, per trovare capitale per le start-up innovative. Quindi da questo punto di vista c'è un'ulteriore agevolazione che è quella di avere un canale privilegiato per trovare capitale. Quindi, tanto per fare un resume, i network hanno delle potenzialità, li stiamo già sviluppando nella prassi, li stiamo già, diciamo così, mettendo alla prova in quelle che sono le buone pratiche della vita quotidiana delle associazioni no profit. Il legislatore
o arranca o incoraggia, o va dietro a una prassi come la fondazione di partecipazione, o incoraggia con gli accordi di rete. Entrambe le ipotesi sono, diciamo così, particolari, quindi bisogna guardare bene se è possibile attivarle. Il legislatore per ora ha disciplinato solo queste due possibilità. Questo non è non vuol dire che poi non si possa fare un accordo atipico tra enti no profit, ma allora lì veramente bisogna entrare nel fatto concreto e capire come fare. In ogni caso c'è la fondazione di partecipazione da un lato, che ha un costo di attivazione molto, insomma, rilevante, perché all'inizio bisogna dare un patrimonio destinato alla fondazione, ma che poi consente in qualche modo di recuperare chi non è in grado di fare il fondatore attraverso il meccanismo dei partecipanti o dei sostenitori. E poi abbiamo i contratti di rete per tutti quei soggetti che ad oggi possono iscriversi alla Camera di Commercio, al Registro delle Imprese, che non è di poco conto, abbiamo visto, anche perché effettivamente con l'introduzione delle SRL semplificate, forse un pochino di più è possibile per i soggetti attivare certi tipi di percorsi se effettivamente possono andare bene per le loro attività. In questo caso io lo so che tiro l'acqua al mio mulino, ma evidentemente occorrono dei professionisti che consiglino i soggetti su quale strada fare. Se non un avvocato, anche un commercialista o comunque un consulente tributario, i consulenti, i professionisti che in qualche modo possono valutare lo stato dei fatti e capire se un percorso, una scatola, è giusta o meno. Ho finito. Grazie. Grazie mille, ci sono domande? Sì, io volevo chiedere No, le aspetta, ipotesi, però sto scusa. seguendo un percorso di... Sì, io sto seguendo un percorso di ricerca di Loac, un'università, su un tema dei distretti creativi. Al di là della sua esposizione, conosce lei in campo internazionale o a livello locale un particolare tipo di legislazione particolarmente innovativo rispetto diciamo, al profilo tracciato finora. Per Per i distretti culturali? i distretti culturali e non solo, ma che tendono ovviamente a favorire ricerca e attività, appunto, pratiche sociali. Anche sotto forma di costituzione di società e di organismi vari. Quindi, se esistono, qual è il grado di innovazione che lei eventualmente conosce già a livello europeo, oppure se al di sotto del quadro nazionale esistono delle legislazioni amministrative di tipo amministrativo locale che sono particolarmente innovative, che spingono ulteriormente rispetto a queste cose, quali sono i casi più, quali sarebbero, ecco, se li conosce. Per il resto l'esposizione è assolutamente esauriente, ovviamente. Grazie. Dunque, io conosco il problema dei distretti culturali, lo conosco perché ho iniziato a lavorare a quello che poteva essere un distretto culturale nella mia zona. Io vengo da Firenze, quindi sono toscana. E devo dire che ci siamo scontrati, anche se era un paio di anni fa, o ora forse tre, con il fatto che buone pratiche anche a livello amministrativo non ce ne fossero granché e che le leggi che esistevano in qualche modo non ci consentivano tutto quello che avremmo voluto fare. Quello che io trovo interessante ultimamente è il proliferare delle cosiddette fondazioni di comunità, che sono fondazioni normalmente sostenute da fondazioni grosse bancarie o fondazioni di erogazione abbastanza solide, che in questo momento, soprattutto al nord, devo dire, stanno mettendo in campo questo particolare tipo di fondazioni, per l'appunto le fondazioni di comunità, in cui si mettono insieme delle comunità, dei distretti, dei cluster, in ragione di sviluppare la comunità locale. Il che vuol dire beneficiare di tutta una serie di agevolazioni fiscali come fondazioni e mettere in campo, unendo le forze,
tutto quello che è il buono di quella comunità. Esistono in Veneto, esistono in Lombardia, stanno facendo delle cose egregie, e veramente, e sono fondazioni che sostanzialmente come proprio oggetto sociale hanno lo sviluppo di quella comunità. Quindi nascono come fondazioni sia operative sia di erogazione, quindi sia che mettono a frutto il loro patrimonio dandolo a soggetti che si, in quel momento si dimostrano diciamo così, con buone idee, buoni progetti sulla linea e sulla finalità della fondazione, oppure che creano essi stessi dei progetti e delle attività di sviluppo locale. Ovviamente qual è il problema dei distretti culturali? È che c'è questa commistione tra profit e non profit, ovviamente. In questo senso io devo dire che il contratto di rete in un caso e le partnership che possono avvenire a livello di contratti atipici, vale a dire, cominciamo a sfruttare quello che si ha, quindi abbiamo delle imprese, abbiamo dei soggetti commerciali, proviamo a metterli in rete con una finalità oggettiva, creiamo un contratto di rete che ha un rappresentante. Cioè c'è un soggetto che parla per tutte le imprese, a quel punto il rappresentante comincia a legarsi alle varie realtà non profit, magari con accordi ad hoc, con partecipazioni, con sponsorizzazioni se vogliamo, creando una rete che all'inizio è, diciamo così, non formale, non formalizzata a livello proprio stringente, ma che comincia a legare i vari profili. E a quel punto probabilmente può nascere, sia sotto, diciamo, l'egida di una fondazione di comunità, sia in un altro modo, diciamo, più di prassi, quello che può essere un organismo a cui tutti partecipano, che può essere una fondazione di partecipazione, che può essere un'impresa sociale creata da soggetti un po' rappresentativi di tutte queste realtà, che danno voce a un distretto. Questo per me ad oggi, per quelle che sono le mie conoscenze, quindi ovviamente posso anche, può anche essere un'idea abbastanza ingenua, però è quello che mi permette di pensare a un distretto culturale. Poi ovviamente bisognerebbe andare a studiare, io normalmente in questi casi lo faccio sempre, studiare le altre realtà, perché studiare il contesto fa comprendere effettivamente quali tipi di scelte sono state fatte, è un po' come studiare i precedenti giurisprudenziali. Si scopre come qualcuno ha impostato una cosa per capirne i lati deboli e i lati forti e sfruttare quello che è l'esperienza comune, l'esperienza della rete allargata. Ed effettivamente questo è importante. Ad oggi in Toscana noi abbiamo delle fondazioni o comunque delle associazioni di categoria che cercano di creare dei distretti culturali o dei, diciamo così, dei distretti di specificità di mix tra il commerciale. Esatto, sì. E in questo senso devo dire che il fatto di avere un soggetto a cui si fa capo, una fondazione o un'associazione per, non so, per lo sviluppo della creatività, i nuovi makers o quello che è. Sì, sì, assolutamente. In questo senso avere un soggetto che in qualche modo innanzitutto raccoglie le buone pratiche e te ne fa, tra virgolette, dono, cioè ti dice che cosa è successo da altre parti. E comunque avere un soggetto che raggruppa, cioè si fa riferimento a uno, è molto utile. Questo è quello che le posso dire. Spero di essere stata esauriente. Rispetto all'Europa, il profilo nazionale qual è? Questo non glielo so dire. Ha citato leggi nuove, provvedimenti recenti. Ma nel senso, è ovvio. Non c'è uno studio comparato ancora. Io sinceramente non lo conosco, probabilmente c'è. È evidente, per esempio, che per quello che è la mia conoscenza, i contratti di rete nei paesi anglosassoni sono molto specifici. Cioè, esistono contratti di rete specifici a seconda se si parli di filiera, se si parli di contratti in cui tutti sono paritari, in contratti in cui c'è un sistema piramidale, contratti in cui invece, per esempio, ci siano situazioni di competenze condivise e quindi ci sia uno scambio di know-how e, diciamo così, segreti di industria e quindi debba essere in qualche modo rafforzato il legame di riservatezza. Quindi da quel punto di vista sono molto più avanti, è evidente. Ma perché lo fanno da anni e perché lo fanno sul settore commerciale?
Sul settore del no profit, secondo me, quello che si è raggiunto in questi anni all'estero è un grande salto in avanti sul sociale. Perché? Perché tante cose non si sono potute fare più a livello di ente pubblico, quindi tutta l'assistenza, non so, le classi sociali più povere, più basse. E in questo senso che cosa ha fatto il mondo anglosassone? Come è abituato a fare? Prende le buone pratiche e cerca di metterle negli altri settori dove servono, specializzandole mano a mano, capendo cosa va bene e cosa va male, cercando sempre un'impostazione strutturata e organizzata, ma perché è la loro forma mentis, noi abbiamo bisogno delle forme, loro guardano la struttura, no? La funzionalità delle cose. E in questo caso che cosa è successo? È successo che sempre di più ci sono state delle situazioni in cui l'ente che si occupava di socialità ha assunto delle forme di collaborazione simili al commerciale, diciamo così, per avere maggiore funzionalità per l'appunto. In Italia noi abbiamo iniziato a vederlo nel momento in cui l'ente pubblico non poteva più fare degli accordi tout court con dei soggetti perché gli piacevano, ma ha dovuto rispondere a dei criteri selettivi anche dettati dall'Europa, e a quel punto anche i soggetti che volevano partecipare a determinati appalti o bandi si sono dovuti organizzare, e quindi le società cooperative, e quindi le imprese sociali, e quindi il legislatore che ha cominciato a disciplinare determinate materie. Questo è ovvio. Cioè, in Europa c'è una, diciamo così, un'accelerazione dal punto di vista del terzo settore, non solo perché c'è una nuova funzionalità che lo Stato non è più in grado di adempiere, ma perché c'è anche un altro problema che è fondamentale, e che è quello degli aiuti di Stato. Ora andiamo un po' nello specifico, ma se un ente no profit fa un'attività che è, diciamo così, non so come spiegare, propria di un mercato commerciale, in qualche modo deve alla concorrenza. Quindi l'Europa che cosa si è trovata a fare? A cominciare a capire quando un soggetto è commerciale e quando non lo è. Allora, lo scopo di lucro, il profitto, il soggetto che ha determinate finalità. Sì, ma determinate finalità, esistono tante società che fanno assistenza sociale o assistenza sociosanitaria. Perché dare delle agevolazioni fiscali a un soggetto no profit? Che tipo di differenziazione ha? Cioè, in questo caso la strutturazione serve anche a differenziare il mercato e a capire che tipo di soggetto si è. Qui entrano veramente nel discorso tanti, tanti elementi che hanno una importanza anche nel momento, perché io dico affidatevi a un professionista, perché nel momento in cui si va effettivamente a fare un tipo di attività strutturato che però ha una rilevanza economica perché il profitto oggettivo c'è, allora cominciamo a capire in che tipo di contesto ci muoviamo, e ovviamente ad oggi il contesto italiano è anche il contesto europeo della comunità, e quindi c'è da capire come si struttura cosa e secondo quali limiti, evidentemente. Per esempio, il contratto di rete fino all'anno scorso aveva delle agevolazioni fiscali. Il contratto di rete, il legislatore italiano aveva detto, può essere un contratto standard oppure si può creare un soggetto ad hoc, vale a dire che attraverso il contratto di rete ci si registra nella Camera di Commercio, non dicendo io impresa Alfa ho attivato un contratto di rete, ma dicendo io sono un contratto di rete Alfa perché l'impresa Beta, Gamma, Delta hanno aderito e hanno creato un nuovo soggetto. La comunità europea ci ha detto, va bene, dovete dare le agevolazioni fiscali solo ai contratti di rete e non ai soggetti che nascono dai contratti di rete, perché quello è un aiuto all'impresa che lede la concorrenza. Perché dare delle agevolazioni a un soggetto che è nato per un contratto di rete e che comunque fa le stesse cose di un'altra impresa? Tutto questo comporta un livello di difficoltà nell'analizzare in teoria le cose, perché va sempre calibrato sul particolare, soprattutto nel terzo settore. Che attività si fanno? Con che rilevanza? Come vengono veicolate? C'è un profitto oggettivo che in qualche modo dà uno squilibrio sul mercato o no? Cioè, purtroppo queste sono attenzioni che sempre di più dobbiamo porre, anche quando il legislatore dice qualcosa. Dobbiamo capire se poi la comunità europea non ci dirà non va bene. Tutto è molto interconnesso. Sì,
Se non ci sono altre domande, io chiuderei questa giornata, questa prima giornata di laboratorio di pratiche sociali. Vi ringrazio di aver partecipato. Mi sembra che abbiamo cominciato molto bene con due approcci assolutamente apparentemente diversi, ma necessari e complementari entrambi. Da una parte quello di Hem, di arte utile, che parla appunto delle funzioni dell'arte nella società, e quello di Claudia, che invece ci mostra come queste funzioni possono essere sostenute. E torniamo domani ancora una volta a parlare di arte utile con Gemma, sarà una mattinata dal formato un po' più laboratoriale, e con Claudia nel pomeriggio parleremo di fundraising. Sì. Grazie mille, a domani.